Non riteniamo che l'omicidio sia stato commesso da più persone. L'azione risulta compatibile con l'intervento di un singolo soggetto. La fase di occultamento del cadavere e il successivo depistaggio potrebbero coinvolgere più complici, considerando che l'operazione non è avvenuta in un'unica fase. Così si esprime la criminologa Roberta Bruzzone riguardo al caso di Francesca De Idda, l'impiegata scomparsa il 10 maggio a Cagliari e ritrovata morta poche settimane fa. I resti di Francesca sono stati scoperti all'interno di un grosso borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito, nel sud della Sardegna, mentre i suoi effetti personali sono stati rinvenuti nello stesso raggio di 400 metri. Secondo Bruzzone, questa circostanza suggerisce che l'assassino possa aver avuto uno o più complici per occultare il corpo. L'autopsia ha stabilito che Francesca è stata uccisa con un colpo secco inferto al lato destro della fronte, utilizzando un oggetto contundente ancora non identificato. Gli inquirenti hanno identificato il marito Igor Sollai, autotrasportatore, come il principale sospettato dell'omicidio, avvenuto durante un litigio domestico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il movente dell'omicidio sarebbe sia passionale che economico. Sollai aveva infatti una relazione extraconiugale con un'ex compagna di scuola, e la moglie potrebbe averlo scoperto. Temendo di perdere denaro e abitazione, Sollai avrebbe ucciso la moglie. La criminologa Bruzzone ipotizza che l'assassino possa essere stato aiutato nelle fasi successive all'omicidio. Attualmente Sollai è detenuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere e continua a dichiararsi innocente. I suoi legali, Carlo De Murtas e Laura Pirarba, hanno definito le accuse come illazioni e pettegolezzi. Hanno dichiarato: i dettagli e le circostanze diffusi non solo sono errati e non rispondono a quanto finora accertato, ma in alcuni casi violano il segreto istruttorio e il principio di presunzione di innocenza. Sin dall'inizio, l'attenzione degli inquirenti si è concentrata sul marito. L'uomo ha mostrato comportamenti particolarmente sospetti. Pochi giorni dopo la scomparsa di Francesca, ha venduto la Toyota, intestata a lui ma utilizzata dalla moglie. All'acquirente avrebbe detto: falla pulire bene, anche dietro. Solo con lo sgrassante e un secchiello, capito? Agli investigatori aveva dichiarato che la moglie era scomparsa volontariamente e che il 10 maggio l'aveva accompagnata in auto. Mi ha chiesto di portarla dove sarebbe stata prelevata. Si è seduta sul sedile posteriore perché aveva dolore a una gamba. Si sospetta che Francesca fosse già morta quando è stata caricata in auto e che il sedile posteriore si sia contaminato col sangue durante il trasporto. Un contributo cruciale alle indagini è arrivato dalle amiche e colleghe di Francesca, che hanno scoperto che la persona con cui comunicavano da settimane non era lei, ma qualcuno che si spacciava per Francesca. Le risposte erano strane, evasive e malformulate. E mentre il falso profilo rispondeva ai messaggi, evitava le telefonate. L'accusa sostiene che fosse Sollai a usare il cellulare per deviare le indagini e far credere che Francesca fosse ancora viva e avesse deciso di allontanarsi volontariamente. Ora rischia un processo, ma potrebbe non essere l'unico a dover affrontare la giustizia.